Buongiorno a tutti amici, Stefano da GRP. Volevo mostrarvi questo piccolo lavoretto che ho fatto con questa foto, una o due foto che scattai nella zona delle tombe delle Pianacce, qualche anno fa. Durante una passeggiata scattai queste foto e c'erano due immagini, una delle quali assomiglia a una sagoma di qualcosa, una forma di energia, un fantasma, comunque una presenza che è proprio posizionata sopra la camera di una tomba etrusca. E in questo video ho cercato di mostrare queste fotografie e ho fatto questo piccolo montaggio che ora lo faccio partire. Guardate bene le fotografie, poi ho scritto a quel tempo anche di che cosa si tratta, c'è da leggere un po'. Racconto di un fatto realmente accaduto di Stefano Magnoli, va bene. È realmente accaduto perché c'ero io di persona. È stato documentato con delle foto scattate nel posto e qui non ci sono né fotomontaggi né trucchi, c'è solo l'enfatizzazione delle immagini per aumentare un pochino i dettagli. Era il 2009, eh? Era il 2009, pensate quanto tempo fa, ho trovato questo video, non l'avevo nemmeno pubblicato, quindi. Vedete, riguardando le foto mi sono accorto a casa che c'era qualcosa di particolare, perché di persona non ho visto assolutamente niente, perlomeno non ci ho fatto caso. Ho usato il computer per ingrandire e aumentare un tantino la definizione dell'immagine. E alcuni effetti per enfatizzare poi la sagoma. E questa era una piccola presentazione, vedete, poi ho messo buona visione e pensavo di pubblicarlo, poi non l'ho più pubblicato. Vedete in alto, non proprio a sinistra, a un quarto dello schermo, c'è una nuvolettina grigia col fondo azzurro. Verso il basso, ecco, c'è la freccetta, ora si vede bene. Quella è una nuvolettina che sale, che si è vista in due posti. Uno è questo, e un altro poi, vedete nell'altra inquadratura, che è sopra proprio la camera tombale di una di questi scavi, di questa necropoli delle Pianacce. Sembra proprio che sia una presenza a guardia di quella tomba. Ora ve la faccio vedere più avanti. Comunque anche qui si vede che sta salendo una nuvoletta grigia sul fondo azzurrino chiaro, color indaco. Ecco, vedete laggiù un fondo in alto, si intravede qualcosa. Ora sicuramente qui ho fatto uno zoom nel video. Ecco, qui sto zoomando, quindi vi faccio vedere che sopra alla camera di quella tomba lì c'è questa sagoma di questo colore indaco. Vedete che si intravede una specie di corpo rotondo con sopra una testa, una sagoma di figura di testa, comunque una presenza, è un'entità. Ecco, vedete, da questa distanza si vede che è proprio a guardia sopra la camera tombale. Sta ferma lì sopra la tomba, si intravede in queste piante. È una sagoma, non c'è niente da fare, perché anche se la parte che riguarda il corpo è rotonda, leggermente ovale, e sopra la testa anche, però non c'è dubbio che sia una forma di energia di qualche genere. Chiamiamolo uno spirito della tomba, chiamiamolo il fantasma dell'Etrusco. Chiamiamola l'entità guardiana, comunque qualcosa. Vedete qui ho enfatizzato col computer gli angoli, qui ho schiarito e aumentato parecchio il chiaroscuro, si intravede bene la forma qui. Anche qui che ho usato questo contorno, accentuamento dei contorni, vedete?
Non è una cosa tanto naturale fotografare una cosa del genere sopra la camera di una tomba etrusca. Eh? Va bene, poi avevo messo dei commenti qui se qualcuno voleva commentare o dire la sua, e poi non fu pubblicato questo video. Lo pubblico adesso perché mi era rimasto nel dimenticatoio per parecchi anni e invece è una cosa interessante, quindi ho voluto che lo vedesse tutti. Guardatevelo con calma, vi saluto, un abbraccio da Stefano del GRP e al prossimo mistero, perché questi sono veramente misteri, eh? Un abbraccio a tutti da Stefano.